Questa è la storia di una piccola grande collaborazione istituzionale che vede al centro dell'interesse comune di Città Metropolitana e del centro di restauro e conservazione della Venaria Reale una parte dell'immenso patrimonio conservato nella nostra Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte, che a Palazzo Cisterna racchiude, accanto a preziosi volumi, altrettanto preziose collezioni fotografiche. Come ad esempio il fondo che il grande bibliofilo, bibliografo ed editore Marino Parenti donò all'allora provincia di Torino negli anni 60 e che annovera una raccolta fotografica assai interessante. I soggetti romani del fondo Parenti avevano bisogno di restauro, così come 20 opere su carta, disegni provenienti dalla raccolta Dragoni, tra cui alcune xilografie di Lorenzo Viani. Tutto materiale che lo scorso anno, d'intesa con la soprintendenza, la Città Metropolitana ha portato al centro di restauro della Venaria Reale, perché diventasse materia di studio per i giovani restauratori del futuro. Dopo il lockdown d'inizio 2020, che ha interrotto bruscamente anche il corso di studi in restauro, siamo andati a vedere a che punto sono i lavori. Qui siamo nel laboratorio e vi mostrerò una delle opere che è stata restaurata dalle allieve di secondo anno del percorso formativo PFP5, che è parte del corso in conservazione e restauro dei beni culturali, ed è un acquaforte di tono zaccarano su cui le ragazze sono intervenute con un trattamento di pulitura superficiale realizzato con spugne in lattice vulcanizzato e poi una seconda parte di intervento che ha previsto la rimozione di tracce di adesivo lasciate da un nastro adesivo degli anni 70, anni 80 che purtroppo si è delaminato e ha rilasciato sull'opera la parte collante. Le ragazze hanno svolto questo intervento tramite utilizzo di gel, di agar, rimuovendo così il residuo rimasto sull'opera. L'opera, al termine dell'operazione, è stata inserita all'interno di una camicia conservativa, realizzata con materiali idonei per la lunga conservazione, riportando la dicitura di inventario e la collocazione dell'opera, interfoliando con una bondina che è sempre un materiale altamente conservativo, non acido, che serve a creare una barriera e protegge la superficie dell'acquaforte stessa. Dopodiché l'opera all'interno della nuova camicia è stata comunque ricollocata all'interno del passepartout originale, quello previsto dalla biblioteca della Città Metropolitana, in modo tale da lasciare intatte le diciture, le etichette e tutto. Luca Vataneo, storico dell'arte per il Centro Restauro e Conservazione, responsabile del laboratorio di restauro di carta e fotografia, ha voluto sottolineare l'importanza di far lavorare i giovani su opere come quelle della nostra biblioteca. Il Centro Restauro La Venaria Reale si è sempre occupata della conservazione e della tutela del patrimonio storico-artistico e decorativo, non soltanto locale, non soltanto nazionale, ma anche internazionale. Tra gli ultimi nati c'è il laboratorio di carte e fotografie, di cui la responsabile coordinatrice Ambra D'Aleo, e grazie a un concordato avvenuto con la Biblioteca di Palazzo Cisterna di Torino, si è avuto la fortuna di mettere mano alla conservazione e al restauro e all'intervento di più di 20 carte e fotografie umide e secche, di pregiatissimo livello e qualità artistica di straordinario interesse, che grazie al laboratorio verranno completamente recuperati. Un intervento che vedrà protagonista la didattica, in modo tale che gli iscritti e le generazioni recenti di restauratori possano confrontarsi con materiale non necessariamente così conosciuto, come l'importanza invece delle carte dipinte e delle fotografie storiche.